Ospite oggi in studio della Web TV di Come Dove, Massimo Bonifazio. Fa parte dell'Ampi di None e l'Ampi di None ha voluto in questi mesi la pubblicazione di un libro che racconta una parte di storia della guerra, una parte di storia della guerra partigiana che era poco nota ai nonesi. Il libro si intitola Pat O'Regan, Michele Ghio e gli altri. Michele Ghio era stato anche un sindaco di None, mentre Pat O'Regan è stato un agente segreto che si era infiltrato fra i partigiani di None e di tutto il territorio. Allora, questa ricostruzione degli ultimi mesi di guerra, come è nata, quando è iniziato questo lavoro? È nata su sollecitazione dell'Ampi di None, che ha chiesto e tramite una fondazione nonese anche pagato un soggiorno in Inghilterra ai due autori, Simone Barale e Matteo Comello, che sono due giovani studiosi di storia, e appunto loro sono andati in archivi militari e hanno recuperato documenti desecretati da poco, quindi che fino a pochi anni fa non era possibile consultare, e hanno ricostruito i movimenti di Patrick O'Regan, un ufficiale inglese del servizio segreto militare che arriva in Piemonte per coordinare le azioni dei partigiani, coordinarle con l'esercito regolare inglese per così dire, e la ricerca di Barale Comello ci ha appunto segnalato delle cose che non conoscevamo. Questo colonnello viene paracadutato in Francia, mi sembra, non? Sì, viene paracadutato nel sud della Francia, poi si sposta, prima è a Cumiana, nella Valchisone, in questo tentativo di coordinare appunto le azioni partigiane, e poi arriva a None nell'inverno fra il 44 e il 45 e si stabilisce a casa di Michele Ghio, che all'epoca è un giovanotto che era già stato è stato ferito nei Balcani, quindi è civile e ha sui 25 anni credo, e che ha Michele Ghio un ruolo interessante, quasi doppio gioco, perché su sollecitazione pare di capi partigiani ha accettato di fare il commissario prefettizio, cioè sostanzialmente il podestà, quindi e allo stesso Pat O'Regan lo spinge in questa direzione. Chi era questo ufficiale? Com'era? Come si è relazionato con i nonesi? E questo ufficiale è una figura molto interessante, nato nel 1920, dapprima si rifiuta di fare servizio militare e fa obiezione di coscienza, e infatti viene assegnato a reparti sanitari dell'esercito, e poi invece diciamo cambia idea, passa alle armi, a questo servizio segreto militare. Si forma come agente segreto ad Algeri e poi appunto viene paracadutato in Francia e come dicevo arriva poi a None, e con i nonesi ha un rapporto, doveva essere una figura molto giocosa, molto simpatico, e Michele Ghio gli procura anche delle carte d'identità false, lui si fa passare per perito agrario valdostano per coprire anche l'accento particolare che aveva naturalmente, e viene visto dai nonesi con curiosità, da molti partigiani con sospetto, perché appunto temono che vogliano che lui voglia lui e l'esercito inglese vogliano, ecco. Parlando più dell'esercito inglese, come erano visti i partigiani e cosa avrebbe voluto, cosa sarebbe aspettato l'esercito inglese dal movimento dei partigiani? E vengono visti in realtà malamente, ci sono molti timori da parte inglese e anche americana, soprattutto per l'ala rossa del movimento partigiano, quindi per i comunisti, che poi si teme che si voglia creare una sorta di esercito che poi dopo la liberazione cerchi di prendere il potere. E allora il tentativo maggiore è quello di limitare le azioni partigiane. Uno dei compiti principali di Patrick O'Regan è quello di coordinare gli aviolanci, cioè il lancio di materiale bellico, di armi, di divise, eccetera, da distribuire poi fra i partigiani. E nella primavera del 45 almeno 4 lanci arrivano, 6 sono organizzati, ma 4 sicuramente arrivano. E appunto però questo materiale poi spesso è scadente, sono armi vecchie, proprio perché probabilmente volutamente sono armi vecchie. È stato possibile fare, per leggere questo libro qua, è stato possibile fare una ricerca negli archivi storici in Inghilterra? Sì. Ma questi archivi non erano secretati?
fino a pochi anni fa lo erano, da poco non lo sono più, e appunto i due autori hanno avuto la perizia di riuscire a inquadrare questi nuovi documenti nel quadro più generale della storia della Resistenza, quindi sono basati anche sui libri, diciamo, classici, quelli di Gianni Oliva, di lì in avanti, per inserire questi documenti, questa documentazione nuova. Ci sono anche delle chicche, per esempio prima accennavo alle carte di identità false, che sono raccolte in questi archivi militari, con la firma di Ghio come podestà, che per noi non esia un... Va benissimo, allora la presentazione di questo libro è venerdì 3 ottobre a None, alle 21, nella sala conferenze di None. Pat O'Regan, Michele Ghio e gli altri, edizioni Artemide, 15 euro.